a favore di Trapani, che insomma pian piano sta cominciando a far valere decisamente il suo maggior tasso tecnico. Adesso il direttore di gara dice al coach di Sant'Antimo: alla prossima. È tecnico, non so che cosa gli ha detto. Con chi ce l'hai? L'ho con te. Ah sì, non si può dire, lo so. Corrale, Lunetta sbaglia, il rimbalzo è quasi di Trapani. In attacco Sant'Antimo, Gizzi, Gatti, gran pallone e canestro, sarebbe stato bello, sfuggito per un'inezia a Sant'Antimo, ma Trapani adesso gioca meglio decisamente e questa ne è una riprova. Finalmente la schiacciata di Corral, 35-28, Giovanni Benedetto incita la difesa, i suoi, è davvero troppo poco, Gizzi contro tutti. Adesso la difesa di Corral è anche più insistita, il mismatch col pallone per Politi e finalmente Tessitore, insomma adesso buona la difesa, bravo Fabio. Trapani finalmente ha messo un po' di serenità oltre che di intensità nel suo gioco. 2-24, 3-24 a giocare nel secondo quarto, più 7 per i Granata. È stato un secondo quarto in cui Trapani finalmente ha giocato meglio, nel primo invece era stata sorretta sostanzialmente da Soloperto e Santa Rossa, per il resto si era visto davvero poco, invece adesso c'è più corsa, più serenità, più ragionamento. Dobbiamo anche dire che le risorse offensive di Sant'Antimo sembrano davvero, insomma non vogliamo dire ridotte, però non all'altezza di quelle di Trapani, deve affidarsi prevalentemente a Gizzi e a Gatti, quest'ultimo pur gravato di 3 falli, infatti il coach Foglia lo ha richiamato di corsa sul parquet proprio per assicurare un contributo alla squadra. Sant'Antimo fa quel che può, lotta con tutta la tenacia e la determinazione possibile e va assolutamente elogiata, ma ripetiamo, non ha nel talento la sua miglior dote. Aumenta la pressione adesso Sant'Antimo, come giusto che sia. Candela, uomo tutto campo, Canelo e Tessitore a smarcarsi a ricevere. Tessitore porta palla avanti, lo fa con una certa destrezza oltre che con sicurezza, il pick and roll con Corral, molti palloni, molti palleggi, Canelo si alza, commette fallo in attacco. La mia sensazione è che Canelo non stia simpaticissimo ai due arbitri, però sono forse cose che lasciano il tempo che trovano. Esce Canelo, entra Di Capua. Abbiamo bisogno di questo ragazzo però. Decisamente. In attacco Sant'Antimo con Cantone, che nel frattempo è rientrato. La ricezione di Valentini, il taglio, il blocco, la ricezione di Politi che subisce fallo da Corral. Fallo prima, era stato bravo Politi nell'occasione a trovare spazio con la sua mole. Esce Corral con il suo terzo fallo, rientra Mattia Soloperto, protagonista assoluto della prima parte di gara. Politi in lunetta. Politi che è un amico, vediamo se li mette dentro. Questo è doppio cambio pronto sul cubo di Trapani. L'uomo Bic Evangelisti. L'uomo Evangelisti e l'uomo Roccia Marcante. Politi che è un amico, fa canestro. È un amico di se stesso e di Sant'Antimo, non di Trapani sì, ovviamente. Di Campani, 35 Trapani, 25 Sant'Antimo. Funziona, no, però il rimbalzo non facciamolo prendere. Sbaglia Politi, ma il rimbalzo è di, non mi viene, Gatti.
Cantone, vai Danilo, vai. No, vai Fabio, vediamo chi che Valentini io. Si alza la 2, sbaglia, rimbalzo di Soloperto, assolutamente positivo l'impatto di Mattia Soloperto su questo match. Di Capua 4. Vediamo un po' dove portano la palla questo gioco 4. Da Essegu, il taglio del Tessitore all'angolo. Tourbillon, bravissimo. Hai visto? Tourbillon funziona, Fabio. E la parola magica di questo pomeriggio, Tourbillon. Abbiamo detto poc'anzi in radio, io e Fabio, che il Tourbillon che è cominciato l'anno scorso, speriamo che questa settimana sia finito. Trapani in attacco, 37-29, e il fallo finalmente, dopo che gli... insomma, cari direttori di gara, io vi voglio bene, siete belli e simpatici, però fischiate un po' di più. C'era stato la testata, il laccio californiano, sgambetto, furto. Frattura di Bia e Perone e lì è scattato il fallo. Chi è uscito, Fabio? Non ho visto, entra Evangelisti. Candela e Santa Rossa. No, scusami, Santa Rossa è in campo. Candela e non ho visto chi è uscito. Uno solo, ne sono entrati due. Buono, Santa siamo Rossa. In sei. La vedo bene. Di Capua, palla troppo ferma, palla che si deve muovere ancora. La palla dentro da Marcante per... Soloperto, la palla viene anticipata, termina fuori, altri 11 secondi, cambio, rientra in campo Gizzi. L'arbitro gli dice aspetta caro Gizzi, prima esce Gatti e poi entra Gizzi, perché entra uno con la G, esce uno con la G. Perfetto. Lo so tutte. La ricezione di Soloperto, Di Capua commette fallo in attacco per smarcarsi. Per Trapani 37-29. Non riusciamo a decollare, forza ragazzi. Si discute tanto. Cantone in palleggio, il playmaker campano. Gioco senza palla. Alla fine va dentro Cantone. L'ultimo tocco di Soloperto che si autoaccusa. La rimessa in zona d'attacco sarà a favore di Sant'Antimo. Rimessa sul lato corto. Queste balls. Dobbiamo recuperare questi palloni. Mamma che brutta rimessa di Gizzi. Ancora meglio il passaggio. Buon per noi. Di Capua a chiamare il gioco. Vediamo cosa succede. Siamo a 1 minuto e 21 dal riposo più lungo, Soloperto, buona circolazione di palla per Trapani. Il fallo commesso da Gizzi. Gizzi. Da Gizzi. Il secondo fallo di Gizzi commesso in questa occasione su Marcante, rimessa sul lato corto di campo per Trapani, anzi no, due tiri per Marcante dato che si è esaurito il bonus per i campani. Bravo Fabio. C'è Nicola Conforti in tocco a fondo. 2 su 2 per Marcante, primo vantaggio in doppia cifra per Trapani, 39-29. Adesso dobbiamo difendere. Si va scavando pian piano una differenza che appare veramente chiara sul piano del talento fra le due squadre. Buono il tiro di Sant'Antimo con la partenza di Evangelisti per Di Capua, ancora Evangelisti, Santa Rossa. Buona la circolazione, però dobbiamo anche tirare. Perde palla Trapani, ripartono i campani con Cantone che corre, scarica un pallone complesso da ricevere a Petrazzoli che si salva. Ancora Cantone di mano sinistra, soli 12 secondi per andare al tiro, chiama a testa Nagizzi, interrompe il palleggio, rischia qualcosa Trapani, il rimbalzo. Cosa è successo? Fischiato l'arbitro, non sappiamo cosa, ma 24 secondi. Proviamo adesso a interpretare che succede. Secondo me l'arbitro ha fischiato male,
Gli è uscito il fischio. Gli è uscito il fischio. La palla di Sant'Antimo, come è naturale che sia, perché era in mano ai campani e quindi rimane lì. Rientra Tessitore.